Radio Più presenta Voci di donne bibliche, lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria, a cura di Laura Paladino. Le spose di Esaù e il ritorno della poligamia. La figura di Esaù Edom, figlio di Isacco e fratello di Giacobbe, capostipite del popolo degli Edomiti, è una figura integralmente negativa nella tradizione biblica. Come abbiamo visto nelle storie di Isacco e Rebecca, egli si manifesta in guerra con il fratello, capostipite ed eponimo del popolo di Israele, fin dal grembo materno, e compie sempre azioni inopportune, che la sapienza biblica giudica scorrette. La ragione profonda di questa condizione negativa risiede nell'assenza di benedizione. Dio ha eletto Giacobbe e lo ha eletto fin dal giorno del concepimento dei due gemelli, perché in lui e nella sua discendenza si rinnovi la promessa fatta ad Abramo e ad Isacco. Esaù, d'altra parte, è in prima persona colpevole della sua disgrazia, per aver disdegnato la primogenitura, non averne riconosciuto il valore e averla svenduta al fratello senza rispetto. Tutte le azioni che Esaù compirà dopo questa, che può essere considerata il suo errore originario, saranno sempre sbagliate. E tra queste in particolare la scelta delle spose, tutte discendenti dai popoli idolatri vicini a Israele, con i quali Dio ha vietato ogni unione. Le prime due donne, Giuditta e Basmat, sono ittite ed Esaù le prende come spose subito dopo aver venduto la primogenitura all'età di 40 anni, prima ancora che Giacobbe si faccia benedire da Isacco. E questo ce lo racconta Genesi, al capitolo 26. Queste donne, nota il testo, diventano l'intimo rammarico di Isacco e di Rebecca, perché non fanno parte della discendenza eletta e perché peraltro sono più d'una, il che ripete l'errore della poligamia. Esaù si conferma dunque in questo racconto come un figlio degenere, che provoca sofferenza ai genitori. Tutto diverso è il comportamento del fratello Giacobbe, che si cercherà una moglie nel popolo eletto. Vedendo l'esempio del fratello, Esaù ci ripensa e comprende che le figlie di Canaan sono male agli occhi di Isacco, suo padre, come nota il passo di Genesi 28. Allora Esaù si reca da Ismaele, il figlio di Abramo e Agar, e prende in sposa la figlia di lui, Mahalat, che si aggiunge alle mogli che già aveva. Nel passo di Genesi 36, che conserva un riepilogo abbreviato e in parte rivisitato di queste notizie, si dice poi che Edom aveva preso come mogli figlie di Canaan, Ada, Ittita, Olibama, Urrita e Basmat, figlia di Ismaele. Le donne, come si vede, hanno nomi diversi nelle diverse versioni di Genesi, ma sono sempre tre. E l'ultima è sempre la figlia di Ismaele. Esaù la sposa soltanto per far piacere ai genitori e pensa di prenderla da una discendenza legittima, senza dar peso però al fatto che Ismaele non è figlio di sua nonna Sara e che dunque non partecipa della promessa fatta a suo padre Isacco. Ironicamente Esaù sbaglia sempre, anche quando non vorrebbe. Ma soprattutto in questo racconto egli offende la dignità del matrimonio, così come era stata pensata da Dio alle origini del mondo, strumentalizzando la donna e usandola per guadagnare il favore dei genitori. E se non sono capace? E se non riesco a cambiare? E se questi dubbi ti suonano familiari? Conosci quel brivido davanti all'ignoto? È la vertigine. Lasciati ispirare da Vertigini, storie avanti. È il nuovo podcast di Roberta Lippi realizzato da Storie Libere per Verti Assicurazioni. Seguiteci su storielibere.fm e sulle app di ascolto.